Il Teramo riprende la marcia dopo la sconfitta contro il Catanzaro. Ilario, ormai bomber biancorosso, decide infatti il match contro il Catania con una rete nella fase iniziale di partita. Sono due i cambi nel Teramo rispetto alla formazione che ha perso a Catanzaro. Bonino, come nelle attese, prende il posto di Pinzauti, mentre Soprano, dopo un mese e mezzo lontano dal campo per infortunio, torna titolare al posto di Iotti. Il Catania, vittima delle assenze, vara per la prima volta in stagione la difesa a 4, abbandonando il consueto 3-5-2. Il Diavolo rimette subito in mostra il marchio di fabbrica, la pressione immediata sui portatori di palla, anche a mo' di riscatto dopo il primo stop stagionale. Pressione che infatti dà anche i frutti sperati. Da un'azione che si sviluppa sulla sinistra, Costa Ferreira serve l'assist basso per Ilari, che firma il vantaggio per il Teramo ed il suo quinto gol stagionale. Il Catania, seppur nelle difficoltà, prova a reagire. Lo fa dall'olio e da calcio di punizione, chiamando Lewandowski a rifugiarsi in angolo. Non ci saranno grosse occasioni create dai rossoazzurri da questo momento in avanti, ma in generale, dopo l'episodio di Dall'Oglio, il Catania sembra poter gestire meglio il possesso rispetto al Teramo, che pare invece attendere gli avversari. Lewandowski rischia su un'uscita un po' avventata con gli avanti ospiti che non ne approfittano, mentre Bonino al 42esimo prova l'iniziativa personale con un tiro che termina di poco alto sulla traversa. La ripresa Raffaele si gioca dopo pochi minuti la carta a Reginaldo al posto di Piovanello ed è proprio Reginaldo al decimo ad avere sul destro la chance per il pari, indirizzando incredibilmente al lato da buona posizione. Paci risponde al quarto d'ora con il ritorno in campo di Bombaggi al posto di Mungo, che nel corso del primo tempo, già ammonito, aveva anche rischiato il secondo giallo. Al 19esimo Ilari serve un pallone in profondità, Costa Ferreira si ferma perché è in fuorigioco, Bonino invece raccoglie ma tu per tu con Martinez si fa ribattere in calcio d'angolo. Un minuto più tardi invece è Pecorino ad avere l'opportunità del pari, sprecata anche in questo caso. Il Catania si fa decisamente preferire nella ripresa ed i cambi di Raffaele consentono di aumentare la pressione ma non di concretizzare. Al 31esimo ci prova ancora Pecorino con un tiro deviato in angolo. Di Francesco invece qualche minuto più tardi entra in area, manca forse l'appoggio verso il centro tentando la conclusione personale murata in qualche modo dalla difesa ospite. Al 40esimo Calapai supera Diakité, ingenuo su qualche scelta nella ripresa. Il pallone arriva in mezzo con Lewandowski che in qualche modo ferma il pallone in due tempi. Al 45esimo l'ultima vera occasione del match con un colpo di testa di Silvestri dagli sviluppi di una punizione, ma la sfera viene alzata troppo sulla traversa. Il Bonolis si conferma dunque fortino biancorosso, con il Teramo sempre vincente tra le mura amiche, dove tra l'altro non ha mai incassato gol. E proprio al Bonolis si torna mercoledì per recuperare la gara contro il Foggia. Saranno da valutare però le condizioni di Bombaggi, uscito zoppicando e con il ghiaccio sulla caviglia destra.